L'acqua della pioggia e quella potabile, il meteo, il clima, molto del nostro cibo e persino l'ossigeno nell'aria che respiriamo sono elementi forniti e regolati dal mare. Gli oceani assorbono circa il 30% dell'anidride carbonica, mitigando l'impatto del riscaldamento globale sulla Terra. Rappresentano inoltre la più grande riserva di proteine al mondo. La sussistenza di più di 3 miliardi di persone dipende proprio dagli oceani. L'acquacoltura contribuisce oggigiorno alla produzione di proteine. In particolare le alghe, come l'agar e la spirulina, sono utili sia per l'alimentazione che per l'industria. Un'attenta gestione dell'acqua è fondamentale. Uno degli obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile, infatti, è proprio la vita sott'acqua. Ecco le mete prefissate dall'ONU per il 2020. La prima, ridurre l'inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma. La seconda, regolare la pesca, ponendo fine a quella senza limiti e a quella illegale. Infatti, la pesca senza limiti, praticata con imbarcazioni sempre più efficienti, sta compromettendo il delicato equilibrio del mare. Per contrastare il saccheggio del mare, le istituzioni internazionali hanno introdotto la quota massima di pescato, un limite massimo di pesci di una certa specie che può essere pescata in un determinato periodo dell'anno. L'esigenza è quella di tenere sotto controllo il tasso di riproduzione e il tasso di sfruttamento dei pesci. Una terza meta da raggiungere entro il 2020 è quella di potenziare l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse. Infine, entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo, utilizzando in modo più sostenibile le risorse marine, la pesca, l'acquacoltura e il turismo.